E come ho accennato, era difficile far capire a tutti cosa fosse il Taekwondo. E quindi mio padre ebbe l'idea anche di, perché no, di spingersi un po' nel territorio e creare le famose succursali. Erano dei distaccamenti del Centro Taekwondo Ponte Grande all'epoca, che era la sede principale appunto a Ponte Grande, come diceva il servizio di Rete 3, la strada per la Sila Vecchia. E quindi già a cavallo tra il primo e il secondo decennio mio padre costituiva una succursale per far conoscere il Taekwondo a Maggisano, nella provincia di Catanzaro, dove presso un ex frantoio della frazione di San Pietro Maggisano, riconvertito e adattato in palestra. Ripeto, non c'erano i nostri mezzi che abbiamo adesso, ma il maestro Park ci ha sempre insegnato che quando una cosa è fatta bene si può fare anche in un sottoscala. Vero maestro? Io queste cose me le ricorderò sempre a vita, nei vostri corsi, e quindi voglio dire, allenarsi in un ex frantoio adesso sembrerebbe impensabile, no? Penso che i genitori ora chiamerebbero anche gli assistenti sociali, eppure l'hanno fatto. L'hanno fatto e sono venuti su bene. E quindi chiamiamo per una breve testimonianza sul palcoscenico Pasquale Costantino, ex atleta e ora assessore in carica presso il comune di Maggisano. Prendere il microfono. Lei si ricorderà tutto se ci vuole fare una breve testimonianza. Ricordo tutto, perfettamente tutto. Innanzitutto grazie Tonino, per essere stato uno di noi, per essere stato cittadino di Maggisano, non solo in quelle circostanze. Abbiamo festeggiato insieme ai miei figli, tutte e due cinture nere, grazie a te e grazie a mia nipote, la quale l'hai portata ad un certo livello, con onore. Grazie per essere uno di noi. Le amministrazioni periferiche ti vogliono bene, ti stimano e gradirei da amministratore che lo stesso facessero le amministrazioni cittadine in tutti i livelli, provincia, regione, comune. Ringrazio il sindaco che ci ha omaggiato di essere qui, il sindaco di Catanzaro, il dottore Fiorita. Grazie Tonino, grazie ancora per tutto quello che hai fatto da un tuo ex allievo. E quindi invitiamo sul palco il maestro Tonino Guerra per essere omaggiato dall'assessore Pasquale Costantino di una targa a riconoscimento di quel periodo in cui il Taekwondo approdava a Maggisano. Arriva la nostra Anna come valletta per portare la targa, prego. Se posso permettermi, Tonino, vorrei che una ragazza, una cintura nera, leggesse queste due righe, per noi molto importanti. Nei 40 anni di prestigiosa storia, anche il comune di Maggisano ha avuto l'opportunità negli anni 1984-1985 di conoscere e praticare l'arte marziale del Taekwondo per mezzo del suo prezioso contributo. Grazie, maestro Tonino Guerra, l'assessore comunale, dottor Pasquale Costantino. Grazie. Ripeto, non erano gli anni di Facebook, non erano gli anni di Instagram, non erano gli anni dei social. E far conoscere qualcosa significava davvero sacrificio, tanti chilometri, ritornare nello stesso posto per affermarsi e dire ecco, ci sono e questo è lo sport che voglio portare avanti. Grazie.